amici di Milano TV, eccoci qui alla Cascina Casotello per Dore Mi Fa Sud, il grande concorso musicale destinato agli artisti del sud del mondo, ideato da Paolo Tigiani in collaborazione con un'associazione Sunungan e la cooperativa La Fucina, con l'obiettivo di contribuire alla conoscenza reciproca, all'integrazione e al dialogo fra culture musicali differenti. 45 sono gli artisti che hanno detto di sì e 12 sono stati quelli selezionati. Questi artisti sono artisti singoli oppure gruppi musicali, e tra i gruppi musicali ci saranno artisti che si troveranno a suonare a fianco di altri provenienti da nazioni differenti e anche dall'Italia. Questo métissage non è soltanto internazionale, è anche di strumenti e di generi musicali. Insieme alla musica etnica africana e alla musica caraibica dell'America Latina ci possono essere contaminazioni del rock, del pop e anche del jazz. In natura si dice che gli incroci, quelli spontanei, danno origine a organismi più belli e più forti. Milano TV, che è il media partner dell'iniziativa, pensa che per la musica valga la stessa cosa e non vede l'ora di andare a scoprire Dore Mi Fa Sud e la grande bellezza della musica meticcia. Insieme a Paolo Lodigiani, l'ideatore del concorso Dore Mi Fa Sud. Da dove è venuta questa idea? Ma da molti anni collaboriamo con Sunugal e ogni anno organizziamo un festival dell'amicizia italo-senegalese, un festival in cui la musica ha sempre avuto un posto importante. Quest'anno abbiamo deciso proprio di metterla al centro dei nostri interessi e di allargare anche al di là del campo strettamente africano. Certo. E consideriamo la musica come un ottimo strumento per stabilire un dialogo fra persone di cultura diversa, come uno strumento di integrazione, quindi lo scopo del festival è stato proprio questo. E infatti ci sono tanti gruppi che nascono anche come métissage fra italiani e altre nazioni che non sono per forza africane, ma anche dell'America Latina, piuttosto che della Siria o dell'India. Ci sono grandissime mescolanze. Dove mi fa? Questo piace. Sì, abbiamo avuto un'ottima risposta sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista del numero di candidati che si sono presentati e della varietà dei candidati. Come diceva, effettivamente possiamo proporre una grande varietà di generi musicali e di provenienze geografiche. Questo ci sembra un bellissimo risultato. Che la musica, insomma, molte manifestazioni diverse, e speriamo che il nostro festival, il nostro concorso, ne rappresenti un buon campionario. Hassan Wavi è stato definito uno sciamano musicale, siamo troppo curiosi di sapere perché. Allora, sono uno sciamano musicale non nel senso spiritico del senso e della parola, ma nel senso che lo sciamano, trasmette e custodisce i riti, le usanze del proprio popolo, l'anima del proprio popolo. Ed eccoci a Dore Mi Fa Sud insieme a Ten Trio. Siamo qui insieme a Luca, Fabio e a Giancarlo. Chi vuol parlare? Falli tu. Allora, cosa si sente, Fabio, di fronte a questo palcoscenico in questo momento? Beh, siamo molto felici di poter partecipare a questo contest, ma soprattutto di finire anche a questa iniziativa. E è molto, appunto, molto bello partecipare a questi tipi di iniziative che vogliono mostrare anche dei lati differenti. Anche che voi siete un trio fatto da un ragazzo peruviano e due ragazzi italiani. Esatto, ha dei lati differenti della musica che
che si sa che è un linguaggio universale che quindi mette insieme differenti esperienze. Noi, essendo appunto un trio con un ragazzo peruviano che è Giancarlo, che diciamo che è quello che ci ha introdotto a contaminare la musica che già io e Luca conoscevamo di più, che è appunto la musica jazz che apprendiamo in conservatorio. Giancarlo, anche lui è uno studente del conservatorio, però grazie al suo background, diciamo, culturale e anche alle sue nuove conoscenze che fa ogni giorno, anche grazie alla sua famiglia, ci ha fatto conoscere nuovi stili musicali e nuove influenze che possiamo inserire nella nostra musica che già studiavamo tutti e tre. Grazie, è molto carino. Taten Songhan viene dal Camerun ed è qui a Do Re Mi Fa Sud. Cosa si prova in questo momento? È sempre un momento un po', insomma, che quando uno sale sul palco un po' emozionato. C'è un po' l'emozione, però fa anche piacere partecipare alla prima edizione di Do Re Mi Fa Sol. Cile è il tuo paese, vero? Sì, Santiago del Cile. Benissimo. E quindi alla fine avete inventato questo gruppo musicale? Sì, guarda, è nato da solo praticamente per la necessità, perché viaggiando facevamo musica in strada, da lì è nato il duo. E poi tornando qua in Italia, lei arrivando, perché era la prima volta, invece si sono uniti i ragazzi ad aiutarci, sempre suonando. Poi noi suoniamo ovunque, sempre in strada, locali, feste, compleanni, anche Dreo. Ovunque. Allora, come si... Ed ecco la volta di Les Amis d'Afrique e siamo qui insieme a Nabi e Cocamara. Com'è stare sul palco di Do Re Mi Fa Sud? Sarebbe una grande occasione per noi questa stera e siamo molto felici di partecipare con questa... Sono insieme ai tuoi... Sì, insieme ai miei amici, la band, siamo molto felici di partecipare a questo concorso qua e speriamo che vinceremo. Ed eccoci insieme ad Ashti Abdo, che è un ragazzo curdo che viene dalla Siria. Che cosa si prova a essere qui sul palcoscenico di Do Re Mi Fa Sud? Buonasera, sono molto contento di questo concorso. E veramente anche non ci credevo quando mi avevano proprio contattato dicendo che ti abbiamo accettato, anche essendo... perché avevo mandato prima un'email dicendo fa parte anche del vostro concorso il mio paese, come sono curdo della Siria, allora lì mi hanno risposto di sì. Yes. Ed eccoci qui insieme a Mapendo Africa Sound, speriamo che ci senta qualcosa perché stanno facendo il sound check. Allora, Valentin Mufila dal Congo. Sì, è un piacere di essere qui a Milano per questo concorso. È un concorso che comunque ci ha subito interessati perché ci sono tanti stranieri in Italia. È bello fare una festa, o la festa della musica, sentire tutti i ritmi del mondo, è la cosa più bella secondo me. La tua musica come sarà? La mia musica sarà molto ballabile perché si sa che in Congo siamo i campioni del ballo e della gioia. Quindi cercherò di portare questa gioia stasera. Adesso siamo qui con Milinda Dama, che ha un concept molto particolare che lascio spiegare ad Amrita e a Giulio. Sì, noi riproponiamo le canzoni degli ebrei sefarditi, che erano gli ebrei che stavano in Spagna molto molto tempo fa e poi furono cacciati con un editto nel 1492, quindi molto tempo fa, e si dispersero per il Mediterraneo portando la loro cultura in giro per il Mediterraneo e quindi fondendola con tutte le tradizioni che trovavano. È stata tramandata da generazione in generazione. Oralmente. In particolare è stata, io lo dico sempre durante i miei concerti, che è stata tramandata dalle donne, che molto spesso riprendevano i testi, che erano già testi preesistenti della tradizione spagnola, del canzonero spagnolo, e li ricamavano, li rifacevano anche secondo, diciamo, un sentire della loro cultura, e poi li hanno anche tramandati. Ed eccoci insieme a Asha d'Africa, in particolare con Stefan e con Flavia e il suo collega Simone e Lorenzo, che vengono dalla Sardegna, mentre Flavia viene dal Brasile in quanto gruppo multietico, con Stefan che viene dal Camerun. E una curiosità, che cosa significa Shad Africa? Shad Africa è un incontro, è una parola messa insieme per disegnare due popoli, la Sardegna e l'Africa. Ma mi vorrei focalizzare sulla parola sarda,
perché si narra che nel tempo ci fu una grande comunità di viaggiatori che viaggiavano per portare anche la cultura attraverso il mondo, e la nostra musica vuole essere proprio questo viaggio culturale con le melodie, con le atmosfere sonore che creiamo attraverso i nostri concerti, attraverso l'influenza che abbiamo nelle nostre radici. Siamo qui con Messi Stone, con Luisa Giraldo ed Elena Moro. Allora, cosa si prova ad essere qui pronti per l'esibizione, Elena? Ma io sono emozionatissima e non vedo l'ora che arrivi questo momento. Sono molto emozionata, il posto è bello, la gente anche, soprattutto vedere gente di varie culture, varie città, tutti riuniti qui. Senti, quanti sarete? Quanti siete sul palco? Noi siamo in sei musicisti, due colombiani, quattro italiani. Bellissimo. Crepi il lupo, ciao Milano. Grazie. Ed eccoci insieme a Timothy Asotier. Cosa si prova di fronte al pubblico a due momenti dal concerto, dall'esibizione? Benissimo, mi sento benissimo. Anche ha un'opportunità per me per incontrare le altre persone dall'altro paese, una parte che fa la parte di culturale, quindi mi sento benissimo. Cosa ci canterai? Ah, canterò Freedom, è un'altra canzone che si chiama Knock on Your Door. Ah, ok. Due canzoni. Non vediamo l'ora. Va benissimo, è un piacere, grazie. Grazie. A ringraziare il pubblico che è venuto così numeroso, a ringraziare gli organizzatori che hanno reso possibile trasformare in questa bella manifestazione l'idea che io ho avuto. L'idea è nata dal Festival Mio Far, come tu dicevi, un festival dell'amicizia italo-senegalese che organizzo da qualche anno, che già dava una grande importanza alla musica, e quest'anno abbiamo deciso proprio di porre l'accento sulla musica dedicando tutta la manifestazione alla musica, perché la musica è, come dicevi anche tu, il miglior strumento per far dialogare la gente fra di loro. Il sottotitolo del festival è Dialoghi in musica con il sud del mondo, quindi è proprio quello che stiamo facendo.